Buongiorno a tutti. For those of you who didn't see me earlier, mi chiamo Claire McNulty. Per coloro che non mi hanno visto, sono il direttore senior del National Geographic Society in Europa. And sorry, that's the limit of my Italian. So the absolute best part of my job is being able to support young, passionate scientists and explorers. Studiosi, scienziati e esploratori, ed è per questo che per me è un grandissimo piacere poter presentare Lisa Becking, la prossima oratrice che ha vinto un premio della National Geographic Society, visiting professor di una università dei Paesi Bassi, quella di Wageningen. Ha condotto molte spedizioni in Indonesia e è stata selezionata di recente per far parte della prestigiosissima Accademia delle Scienze dei Paesi Bassi. Un bel applauso per la dottoressa Lisa Becking. Grazie. Buon pomeriggio. È bellissimo vedervi tutti qui. Per cominciare, la storia del come sono diventata biologa marina. Mia madre dice che io ero capace di nuotare prima ancora di saper parlare. Questa è l'isola di Minorca in Spagna, una scogliera. Ci passavamo sempre l'estate, quasi sempre tutte le estati, ed ero affascinata dal mare e da ciò che contiene le sue creature. E questo ha suscitato la mia curiosità di bambina, ma è anche ciò che porta avanti che alimenta la mia ricerca attualmente, perché se vedo tutte le specie marine mi chiedo come sono nate tutte queste specie e come si verifica tanta biodiversità. Dare risposta a questi interrogativi è cruciale per capire in che maniera la biodiversità si può adattare al nostro mondo in costante mutamento, e una cosa che trovo davvero notevole è quanto non sappiamo della vita nelle acque del mare. Il 70% del mondo è coperto da acque, eppure due terzi della biodiversità del mare, degli oceani e dei mari, non li conosciamo, e questa ignoranza limita la nostra comprensione di come funzionano i sistemi marini. Per fortuna viviamo in un'epoca in cui stiamo imparando sempre più cose sul mare, però vorrei puntare tutto, mettere l'accento su quanto ancora non sappiamo. Guardate questa carta geografica. I numeretti rappresentano le profondità. L'ho comprata circa 2 anni fa per una spedizione verso la Papua Nuova Guinea. Ora guardate i contorni dell'isola, vedrete molte scritte che dicono unsurveyed, cioè non studiato. Ma allora, se non sai ancora quanto è profondo, che fisionomia ha il fondale marino, come fai a capire quanti ecosistemi esistono lì? Una delle cose che sappiamo è che c'è un epicentro della biodiversità marina delle pianete. È un punto che si trova in mezzo a questo arcipelago che contiene l'Indonesia, Borneo, Sumatra, eccetera. I processi che formano questa biodiversità e che la mantengono in vita, per così dire, sono abbastanza misteriosi, e questo mistero è al cuore della ricerca che conduciamo attualmente, io e i miei colleghi. Quello che vediamo è che c'è una grande diversità e divergenza su delle scale spaziali molto fine, cioè pochi chilometri, eppure si assiste a grandi variazioni, a grandi cambiamenti della biodiversità. Ci sono dei punti dove c'è una grande biodiversità e altri dove non ce n'è quasi per niente, e questo quindi costituisce un andamento, diciamo, che si ripete, ma non capiamo in realtà perché, quali sono le barriere che bloccano l'espansione della biodiversità, qual è l'influsso esercitato dall'ambiente o dagli ambienti? Allora, spesso i biologi guardano i sistemi insulari per capire queste cose, perché un'isola rappresenta perfettamente il contesto entro il quale studiare la biodiversità. Fin dai tempi di Darwin le isole hanno svolto un ruolo centrale nello sviluppo delle teorie sull'evoluzione delle specie
acquatiche. Io voglio parlarvi dei laghi marini, che sono come delle isole. So there's no surface connection to the sea, but there is a connection through subterranean fissures and channels. As such, the water in the lakes is marine, it's salt or brackish, and there's a tidal fluctuation in the lakes, just like you have in the sea, except typically it's a little bit lower than the sea and a little bit dampened. And what's really nice about the lakes from an evolutionary perspective is that we know how old they are. Now, there are not that many marine lakes in the world. There are a couple of places here indicated in red where you kind of have hot spots for marine lakes. So you have more than 10. So that's in Bermuda, in Palau, in Vietnam, and in Indonesia. When I started my work about two... e ce n'era un poco più delle dita di una mano in Indonesia, dove sono andata io a studiare. Mi sono procurato ovviamente molte mappe che indicavano questi laghi marini. All'epoca Google Earth c'era, ma non era proprio chiarissima la visione. Era molto difficile distinguere, diciamo, da lontano come stessero le cose. Allora abbiamo fatto questo. Abbiamo trovato un costruttore di aeromobili con il quale abbiamo scoperto oltre 40 laghi. Per darvi un'idea di che cosa sia volare in un apparecchio sperimentale, in un velivolo sperimentale come questo, eccovi un piccolo video. Questo è Max Emmer, lo vedete scritto sul suo casco. Vorrei che guardasse, che osservasse questo. Non vi sono edifici, non vi sono costruzioni, sono delle superfici ancora allo stato primordiale. E vedete che ci sono tutti questi, sacche di acqua, estensioni di acqua. Vedete che la cosa va avanti per quasi 2 chilometri, esattamente nello stesso modo. Tutti i laghi marini in questa area, nella Papua occidentale, e ce ne sono centinaia di migliaia di questi isolotti, guardate una istantanea per esempio. Per darvi un'idea dell'ambiente che ci si osserva, tipicamente si tratta di ambienti, diciamo, dove la roccia è calcarea, forse li avete già visti in Croazia o in parte di Italia, ci sono molte caverne, molte grotte e delle depressioni. Alcune di queste depressioni nella superficie della terra sono appunto laghi. Allora, sorvoliamo. Prendiamo le misure dei laghi, mettiamo giù le coordinate GPS e con tutti questi dati torniamo indietro alla nostra stazione scientifica. E qui è quello, questo è quello che facciamo, cerchiamo prima di scattare delle istantanee dei luoghi, cerchiamo di capire come accedervi. Queste mappe forniscono un po' di informazioni. Poi avevamo fatto delle stampate da Google Earth, che però, come dicevo, non ha una buona definizione. La visione è piuttosto sfocata. All'epoca questa era all'incirca la mappa migliore possibile di quella zona. Armati di tutte queste informazioni, usciamo in barca, usiamo il GPS e facciamo sì che ci guidi dove dobbiamo andare. Ci sono luoghi dove le scogliere sono enormi, altissime, e devi cercare di capire come sormontarle o aggirarle. Questi laghi sono laghi d'acqua salata o salmastra, ma si trovano nella terraferma. Vedete quanto è high-tech il nostro equipaggiamento in queste foto? Quindi l'idea inizialmente era ubicare i laghi, vedere dove si trovano e poi documentarci. Per esempio, su cose semplici, qual è la profondità con il batimetro,
che ci dà appunto la profondità dei, massima dei laghi. Poi volevamo anche capire in che maniera quei laghi fossero collegati con il mare aperto, perché partiamo dal presupposto che tutte le specie presenti nei laghi provengano dal mare, e uno dei modi di farlo è stato misurare la distanza dal lago al mare, mi sembra elementare. Però noi volevamo sapere quanta acqua fluisce avanti e indietro, entra ed esce da questi laghi. Allora, questo è un apparecchio che serve a misurare la pressione e quindi di conseguenza la profondità dei laghi. Ne mettiamo uno nel lago e uno nel mare aperto al tempo stesso, e così osserviamo la differenza, il divario, il differenziale fra i livelli dell'acqua. E questo è, diciamo, il grafico che otteniamo. Non vi preoccupate, ne vedrete soltanto due. Che cosa capiamo da questo grafico? Cioè, ovviamente nel mare ci sono le maree, quindi ci sono quei picchi e quelle valli, e nel lago, che è segnato in rosso, la variazione è di massimo 20 centimetri, mentre la variazione in mare aperto c'è una variazione anche di 2 metri. Sto facendo un esempio di un lago molto molto isolato. Abbiamo fatto la stessa operazione per tutti i laghi per comprendere quanto fossero isolati oppure quanto fossero collegati al mare. Questo è un tipico lago marino. Quando sul mare soffia la burrasca, il lago è calmissimo, tranquillissimo. Abbiamo detto che abbiamo studiato oltre 40 laghi in questa zona di Papua Occidentale. Tipicamente hanno tutti la stessa superficie, più o meno 0,4 km quadrati, hanno profondità variabili e hanno gradi diversi di collegamento con il mare aperto. Hanno inoltre dei scenari ambientali piuttosto diversi, in quanto che il grado di salinità varia e varia anche la loro temperatura. Alcuni hanno la stessa temperatura del mare e altri sono molto più caldi. Poi c'è il punto di acidità dei laghi, anch'esso varia molto. Alcuni sono acidi quanto le acque del mare e altri sono più acidi ancora. E questo è un lavoro che sta venendo svolto, che sto svolgendo insieme con la dottoressa Gandhi Purba, indonesiana, detentrice di un dottorato da un'università dell'Indonesia. Allora, che cosa mi dicono tutte queste informazioni, o ci dicono a noi studiosi? Che abbiamo un setting dove c'è una comunità discreta, una comunità marina discreta che si replica sull'estensione dello spazio, ma che ha gradi di collegamento diversi. E per giunta questi laghi rappresentano, per così dire, degli esempi per valutare quale sarà il futuro diciamo del pianeta sulla base del grado di salinità, cioè quello che potrebbe succedere su tutto il pianeta. Queste entità, questi corpi di acqua, questi specchi d'acqua, in realtà esistono da migliaia di anni. Noi stiamo studiando in modo particolare in che maniera si è adattata la biodiversità in reazione agli ambienti del passato e a quelli attuali. E sulla base di questo cerchiamo di ricavare delle previsioni sul futuro. Ora, lavorare in un lago marino significa fondamentalmente andare in giro per la giungla con le proprie apparecchiature, con le proprie attrezzature per le immersioni e arrivare al lago, immergersi. Vedete questa foto quasi magica. Questo immergersi in un lago marino è come immergersi nel passato, dove le nostre osservazioni riguardano le qualità delle acque, ma anche la genomica. Questo apparecchio lo potete collegare, è come un USB, potete collegarlo al laptop e sequenziare tutti i genomi, diciamo, delle specie che trovate in acqua. Abbiamo soprattutto spugne e molluschi. Io adoro le spugne, come forse saprete, io le trovo bellissime, guardate quanto è bella, rosa e viola. Ci sono poi anche dei motivi meno soggettivi,
per il fatto che io studi le spugne, sono il fatto che hanno più diversità e una biomassa molto interessante e molto variabile, forse più dei molluschi. E studiamo anche le meduse. E questo, i motivi per cui facciamo questo studio delle meduse, ve li dirò fra un attimo. Noi stiamo cercando di ottenere un quadro esauriente della biodiversità dei laghi marini, quindi osserviamo con metodi standard quella è che è la biodiversità attuale dell'oggi, registrando il numero delle specie presenti, dei vari organismi presenti, lo facciamo nei laghi e anche nelle foreste di mangrovie, cioè sono foreste di questi alberi che possono tollerare l'acqua salmastra e che affondano le radici nell'acqua salmastra. Molti di questi laghi marini che studiamo sono circondati da mangrovie le cui radici affondano nell'acqua e sulle loro radici cresce e prospera una grandissima varietà di microorganismi. C'è però una limitazione per il nostro lavoro sulle mangrovie. Qualcuno ne sa qualcosa delle mangrovie indonesiane? Il problema sono i coccodrilli d'acqua salmastra, d'acqua salata. Questo è sicuramente rappresentano una notevole limitazione alle nostre possibilità di lavorare. Esaminiamo adesso la storia. Possiamo arrivare all'inizio della formazione dei laghi, quindi possiamo dire chi è arrivato per primo, chi è arrivato successivamente, in che modo l'ambiente è cambiato, in che modo c'è stata una reazione a questi cambiamenti. Per darvi un'idea della logistica, dovevamo portare questi tubi in PVC di 4 metri sopra la cresta nel lago, poi una volta nel lago dovevamo letteralmente martellare questi tubi nel sedimento sott'acqua. Quindi questa immagine vedete che è sfocata, non si vede bene, la mostro intenzionalmente perché la realtà si vede proprio così, il fondo è pieno di sedimenti e quindi quando si inizia a martellare il tubo di PVC c'è chiaramente una nuvola di sabbia, non si vede più nulla e quindi si spera di non perdere l'orientamento. Quindi qua si vede qualcosa ma di regola non si vede nulla. Dopodiché chiaramente lo tiriamo fuori per vedere come si presenta un corallo sedimentario. Vedete che ci sono diversi strati, diversi colori. Come si legge questo carotaggio? È una sorta di storia che viene raccontata attraverso una paletta di colori che identifica un cambiamento nell'ambiente. Quindi cosa facciamo? Innanzitutto osserviamo il sedimento in maniera chiara per capire quale ambiente c'era in passato, poi chiaramente effettuiamo la datazione o la datazione quantomeno dei fossili che visualizziamo in questo modo. All'interno del carotaggio osserviamo chiaramente le strutture scheletriche quasi vetrificate delle spugne e poi i molluschi. Inoltre ci concentriamo sulla genomica, la genetica, che ci consente di capire la storia, perché il nostro DNA ci può dire molto dei nostri antenati. Quindi in questo modo riusciamo ad avere un'idea di come le varie popolazioni sono collegate all'interno dei diversi laghi e ci fa capire anche in che modo si sono adeguati a cambiamenti dell'ambiente, malgrado l'isolamento. Quello che abbiamo riscontrato e che innanzitutto c'era tutta una serie di specie che non erano mai state osservate né descritte, non dovremmo essere sorpresi alla luce di quanto vi ho detto all'inizio, quindi abbiamo passato del tempo a descrivere queste nuove specie e ancora adesso lo stiamo facendo. Abbiamo trovato specie di tutti i tipi, gamberi, meduse, spugne, tutta la catena alimentare fondamentalmente. Le specie possono essere suddivise in tre gruppi, quindi specie che sono presenti non solo nei laghi marini ma anche nel mare, che sono specie più comuni tra virgolette, poi specie che abbiamo osservato in molti laghi ma soltanto nei laghi, quindi sono lacustri fondamentalmente, e poi abbiamo delle specie uniche che si verificano soltanto, sono presenti soltanto in un lago e sono specie endemiche, in questo caso c'è una limitazione geografica alla presenza di determinata specie. Comunque sono molto cauta nell'utilizzare il termine endemico perché noi abbiamo lavorato in Indonesia, molte cose non sono state descritte.
e l'ho imparato a mie spese, perché stavo lavorando sulla descrizione di questa spugna così colorata. L'avevo osservata in diversi laghi e ho pensato, beh, questa è una specie lacustre, chiaramente. Lavoravo quindi sulle caratteristiche, mi stavo concentrando su questo, e poi è arrivato un collega di Singapore e anche lui stava lavorando sulla descrizione di una specie, ed era una specie che in realtà era, si vedeva per lo più in acque piuttosto riparate, acqua salmastra. Abbiamo raffrontato gli appunti, ci siamo resi conto che era la stessa specie. E quindi abbiamo unito le forze e abbiamo descritto questa specie che si presenta in diversi colori, li vedete identificati qui, viola, blu, verde, arancio. Questo è un diagramma di Bend. Quello che vedete rappresentato in questo grafico sono diversi habitat, quindi laghi, mangrovie, barriere, coralline. Abbiamo una serie di specie in ognuno di questi habitat e una serie di specie invece che sono sovrapposte, quindi sono condivise tra questi habitat. E una cosa che vale la pena notare è che ci sono un numero elevato di specie che in realtà sono solitamente e tipicamente lacustri. Questi sono laghi identificati in una unica regione. Significa che queste specie specifiche dei laghi in questa regione rappresentano il 25% della diversità locale, regionale. Quindi quello che intendo è che se si conducono degli studi in questa regione e magari non si considerano i laghi, in realtà non si considera il 25% della diversità locale. Questo lavoro viene proseguito da questo collega indonesiano che seguirà un dottorato con noi. Lui si concentrerà sulla diversità delle spugne, nonché sulla diversità dei molluschi. Ora, per riassumere quello che abbiamo riscontrato, non volevo andare nei dettagli. Abbiamo riscontrato che ci sono dei gruppi di specie nei laghi che sono diverse da quello che osserviamo nelle mangrovie e nelle barriere coralline. Inoltre ci sono specie che si presentano solo nei laghi, che quindi sono endemiche, sono tipicamente lacustri. E poi dalla genetica abbiamo osservato che le popolazioni crescono in modo diverso molto rapidamente, quindi si adeguano molto velocemente al nuovo ambiente. Ed infine, per chiarire l'ambiente in cui abbiamo lavorato, c'è una vasta gamma di temperature e di pH che vedete identificati qui. Ora, abbiamo osservato tutta una serie di laghi diversi, ma ce n'erano alcuni molto speciali, 28 nella fattispecie. La superficie si presenta così, all'interno sono così, sono completamente pieni di meduse dorate, si chiamano così, Meduses papua, questo è il nome scientifico. Vi faccio vedere un video di queste meduse. Sentite i rumori che faccio mentre mi immergo, chiaramente. Questa popolazione di meduse, si chiama Medusa papua, ci sono queste mini meduse che sono associate ad un'alga come i coralli, quindi si muovono con la luce del sole perché fondamentalmente attraverso la fotosintesi riescono a alimentarsi. Quando stavo imparando a nuotare a Menorca, una delle cose che ho imparato subito è che bisognava evitare le meduse, e ho un bel po' di cicatrici per tutte le meduse del Mediterraneo che mi hanno punto. Quindi la prima volta che ho iniziato a lavorare in un lago con tutte queste meduse, non riuscivo a credere che riuscivo effettivamente a trovare il coraggio di buttarmi, pur sapendo che questo lago era pieno di meduse. E ci ho messo un po' di volte prima di sentirmi pienamente a mio agio con queste meduse. E adesso sono come degli amici, sì, mi vengono un po' addosso mentre nuoto, ma non succede nulla, va tutto bene. Quello che abbiamo osservato è che ogni lago presenta queste meduse, ma in forme diverse, quindi una morfologia diversa. Alcune avevano dei tentacoli più lunghi, alcuni più corti, alcune presentavano delle macchie, altre no. Quindi abbiamo cercato di qualificare queste differenze e ci siamo resi conto che in realtà la forma era notevolmente diversa, e anche la genetica. Ogni lago non presenta una specie diversa, ma una sottospecie.
Quindi si può dire che magari sia nel processo di diventare un'altra specie, quindi se lasciata a lungo isolata, probabilmente diverrà una specie nuova. Abbiamo osservato anche una cosa molto interessante. Quando andavamo in un lago pieno di meduse, ad esempio questo era un lago nel 2011 dove c'erano 500.000 di meduse, pieno completamente di meduse. Poi siamo tornati qualche anno dopo e ce n'erano solo 200, pieno di alghe e non era più così bello. Poi siamo tornati di nuovo qualche anno dopo, ancora una volta abbiamo trovato una popolazione molto numerosa. E non aveva nulla a che vedere con la stagione perché siamo andati sempre nello stesso periodo. Poi sono tornata a questo lago a novembre, non c'era nemmeno una medusa e adesso invece mi hanno mandato un messaggio WhatsApp settimana scorsa, mi hanno detto che è di nuovo pieno di meduse, quindi c'è una fluttuazione in un certo senso. Stiamo cercando di capire da cosa dipenda, se sia un fenomeno naturale, se ci sia un'interazione tra le meduse e le alghe, o se si tratti di qualcosa di diverso, o se si tratti di un'interazione con la specie umana, perché in questa zona era estremamente isolata, ma adesso con un accesso sempre più facile alla zona abbiamo osservato un incremento anche di minacce e un incremento di sviluppo. Ad esempio questo lago è stato trasformato in una discarica e alcuni invece sono utilizzati per acquacoltura, e vedete qui fondamentalmente c'è una passerella ed è pieno di pesci gatto questo lago, e le specie endemiche non ci sono più praticamente. Ci siamo resi conto che c'è un incremento anche del turismo, quindi ci siamo resi conto di avere i dati al basale, di poter utilizzare questi dati prima che ci fosse un'ondata di turismo. Ogni anno ci sono migliaia di turisti che a Palau, ad esempio, vanno a vedere il lago delle meduse. Vogliamo evitare che si verifichi un disastro prima che ci sia un afflusso eccessivo di turisti a Ranjabat. Quindi, con un team di colleghe, abbiamo deciso di fare una serie di cose. Innanzitutto abbiamo predisposto un volantino in indonesiano, basa e inglese. È una specie di codice di condotta, le cose che si possono fare e quelle che non si devono fare. Abbiamo distribuito questo foglietto illustrativo a varie organizzazioni che sono attive in questa zona. E poi sin dall'inizio abbiamo lavorato molto con i pescatori locali, le autorità locali, gli abitanti della zona. Quindi prima di produrre questo volantino loro in realtà già sapevano come comportarsi, dicevano già a loro, ai turisti, di stare attenti, ad esempio nell'introdurre nuove specie, non toccare le specie esistenti. E siamo stati molto attivi anche con l'università, abbiamo lavorato molto con l'università perché le comunità locali chiaramente sono nella posizione migliore per proteggere queste specie, quindi abbiamo coinvolto degli studenti universitari che potessero far parte di questo processo di monitoraggio. Qui vedete un gruppo di persone che appartengono ai ranger locali, nonché ONG. Abbiamo costituito una sorta di protocollo di monitoraggio di base, quindi ogni 2 mesi, e adesso sta diventando chiaramente una cosa che avviene su base regolare, garantisce questo monitoraggio. Quindi è importante essere presenti a livelli più bassi, cioè a livello locale, nonché a livello più elevato con le autorità locali, con il governo nazionale, per far sì che la conservazione venga poi disciplinata per legge, in modo che ci sia una zonizzazione delle zone marine protette. Questa è un'immagine con tutte le autorità che abbiamo cercato di coinvolgere, scattata a maggio scorso, e in questa occasione ci siamo concentrati molto su come gestire le zone marine protette a Ranjabat, e poi un pomeriggio in particolare è stato dedicato ai laghi marini. Sulla base di ciò abbiamo poi elaborato un rapporto con tutta una serie di raccomandazioni, di regole, che è stato preso a cuore, devo dire. Quindi è un processo in itinere, ma spero senz'altro di essere sulla strada giusta. Quindi questa storia dei laghi marini è stata solo un esempio per farvi vedere quanto c'è ancora da fare, quanto c'è ancora da scoprire nel mare. Dobbiamo soltanto andare lì,
non soltanto in profondità, ma anche nella gamma geografica per esplorare, perché queste esplorazioni porteranno a nuove scoperte, a nuove informazioni ed a una migliore conoscenza degli ecosistemi marini. Quindi desidero ringraziare le controparti che hanno collaborato con me a questo lavoro. Non è possibile mai svolgere questo lavoro da soli, è sempre un lavoro di squadra. E vorrei concludere con una citazione di uno dei miei autori preferiti, anche un collega. Grazie. Thanks Lisa, that was fantastic. Grazie Lisa per questa bellissima conferenza. Mi piace molto il fatto che tu chiami le meduse tue amiche, la trovo fenomenale. Abbiamo ancora un po' di tempo, quindi c'è la possibilità di porre qualche domanda. E invito il nostro collega Federico Fanti a raggiungerci sul palco per tradurre eventualmente qualche domanda. Federico. Grazie. Quindi mentre chiedo di alzare la mano per le prime domande, I will take advantage in my question. So I'm a geologist. Ne approfitto per porre la mia domanda. Io faccio il geologo, potremmo andare avanti per ore, ma insomma ti voglio chiedere: hai mai indagato o intendi indagare la connessione subacquea fra i laghi marini e il mare? Sì, lo facciamo adesso, stiamo facendo le mappe di questi collegamenti fra il mare aperto e i laghi marini. Lo facciamo by proxy in questo momento, cioè tramite un intermediario, cioè ci arriviamo in modo, cioè sulla base di calcoli deduttivi. Mi si servirebbe qualche cosa di più specifico, ma avrei bisogno di qualche specialista. Tu ne conosci per caso? Ma sì, ma quanto è esteso il collegamento tra questi laghi marini e il mare? No, in alcuni laghi si vede proprio un vero e proprio canale o tunnel, ma per lo più vediamo semplicemente che le rocce sono molto molto porose, attraverso questi pori nella roccia l'acqua affluisce e defluisce. Questo è il tipo di collegamento. Allora, scusatemi, ho voluto egoisticamente fare la mia domanda. Intravedo un braccio alzato là nel centro e poi nell'angolo. Hi. È questo il motivo per cui nei laghi non si trovano pesci? Cioè, il motivo è l'ampiezza del passaggio, l'accesso e l'uscita? La ringrazio di questa domanda. Effettivamente vi sono dei pesci, non moltissimi, nei laghi marini. E tipicamente nei laghi in cui gli accessi sono più agevoli, i pesci sono più abbondanti. Però ci sono anche dei pesci molto piccoli. Nuotano, ma si spostano anche grazie alle loro larve, le quali ovviamente possono passare attraverso condotti più piccoli. Intravedo due braccia. Avete riscontrato inquinamento di qualche sorta in questo tipo di laghi? L'inquinamento? Sì, che tipo di inquinamento? Beh, nel caso di quella specie di latrina a cielo aperto non occorre che vi dica di più. Certo, per quei laghi che stanno diventando un'attrazione turistica c'è inquinamento. Vediamo un incremento. Chiedo scusa, di nuovo microfono. A parte i laghi raggiunti dal turismo, naturalmente. Beh, no. Allora, no. Se è così, no, no. Quelli che sono molto lontani, molto isolati, e quindi non ci vanno i turisti, no, non c'è inquinamento. E c'è inquinamento proveniente dall'aria, cioè piogge, acide.
Beh, penso che sia concepibile una forma di inquinamento chimico che non abbiamo ancora però studiato. E non ha avuto un impatto sulle forme di vita presenti nei laghi? Beh, fondamentalmente, buona parte dei laghi che abbiamo studiato li possiamo chiamare ancora allo stato originario, per così dire. Qualsiasi incremento della temperatura globale ovviamente si ripercuote, però non vediamo per esempio residui, detriti o altre cose. Ora, siccome sono dei sistemi molto simili ai sistemi insulari, alle isole, sono molto fragili, sono vulnerabili a ogni genere di minaccia, specie invasive oppure l'introduzione di sostanze chimiche. Quando cioè i laghi vengono utilizzati, è chiaro che il loro sistema a un certo punto rapidamente crolla, si disintegra. Sì. Abbiamo un braccio alzato. I see a raised hand. Non ho visto dall'altro lato. Hi. Buongiorno. Avete trovato tracce di presenze umane nel passato? Ottima domanda, grazie mille. No, pensavamo che forse trovavamo di trovare qualche cosa nei sedimenti, ma no, non ci abbiamo trovato tracce umane. Si tratta di un'area piuttosto vasta. Ci sono 2 o 3 villaggi che però esistono soltanto da una cinquantina d'anni, perché questa area ha delle rocce, è un'area carsica, le rocce sono carsiche, che quindi non si conservano a lungo. Del resto non c'è abbastanza terra per costruirci sopra, quindi se non ci sono quelle piccole tecnologie che quasi tutti i villaggi hanno, generatori eccetera, le persone sono troppo poche e non ci sono tracce di presenze umane passate. Sono qui e voi sapete quando è stato l'ultimo momento in cui sono stati collegate al mare? Ma sono tutti collegati al mare attualmente, cioè tutti questi laghi marini vedono un afflusso e un deflusso di acqua salmastra. Ma visto che i livelli del mare si alzano e si abbassano, questi laghi hanno fatto parte mai dell'oceano, per così dire? Beh, sono lì da 20.000 anni, quando il livello delle acque del mare era molto più elevato. Adesso alcuni si sono quasi disseccati, sono rimaste come delle depressioni nella terra, però diciamo che l'acqua li ha riempiti tra i 10.000 e gli 8.000 anni fa. E sicuramente prima sarebbero potuti essere più profondi. Cioè, se vedete i filmati fatti dagli aerei o dagli elicotteri, vedete come delle tracce che ci dicono che lì ci sono stati dei laghi. E i laghi che studiamo adesso in qualche maniera sono, si può dire che questi che osserviamo oggi ci sono da sempre, per dir così, in modo approssimativo. Sulla mia destra. Avete riscontrato specie endemiche nei laghi marini? In uno di questi laghi o più? Sì, le abbiamo trovate. Perlomeno noi pensiamo siano specie endemiche. E dicevo prima che lavoriamo in Indonesia, dove molte specie non sono ancora state studiate, cioè osservate e descritte. Troviamo delle specie che sappiamo essere nuove, ma non sono state descritte. Pensiamo che siano endemiche, ma bisogna non avventurarsi in conclusioni. E quindi una delle cose che ci stiamo ancora chiedendo è: queste specie sono giovani? Sono specie che si sono evolute in questi laghi in breve tempo, oppure sono specie vecchie o antiche che hanno trovato dei laghi marini, per così dire, una sorta di rifugio? Braccio alzato. Perfetto, grazie. Hi.
Allora, buongiorno. Lei ha parlato di meduse e dice di averne trovate una grande, ricca varietà con morfologie molto diversificate a seconda delle specie, per quel che ho capito. Ma è possibile che vi sia una sorta di meccanismo come per gli uccelli di Darwin, cioè quelli che si sono sviluppati in modo diverso a seconda delle diverse isole in cui si sono trovati a vivere? Beh sì, pensiamo che sia proprio così, però la scala temporale è più breve, è più limitata, diciamo 8.000 anni. Dal punto di vista dell'evoluzione davvero non è molto tempo, anche se a noi sembra un'eternità. Notevole è il fatto che in questo poco tempo vediamo una forte divergenza fra le popolazioni. Resta il quesito di che tipo di specie si tratti, ma per noi la cosa è comunque legata all'ambiente, ai fenomeni ambientali. E in che maniera si sono spostate queste specie da un lago all'altro? Questa è una bella domanda. Dunque, finora abbiamo osservato che non soltanto non è che si spostino da un lago all'altro, c'è una popolazione marina e parte di quella popolazione, alcuni esemplari si riescono ad avere accesso ai laghi marini, cioè quindi c'è un gruppo ancestrale originario e poi alcuni dei suoi membri si infiltrano in qualche maniera in questi laghi marini. Braccia alzate, una qui nell'angolo opposto. Grazie. E il signore in quarta fila. Avete trovato coralli e coralli che sopravvivono all'acidità e alle variazioni di temperatura e a quella temperatura? Sì, ne abbiamo trovati di coralli. C'è un gradiente in questi laghi, l'avevo detto, per quanto riguarda l'acidità. Alcuni hanno un punto di acidità simile a quello del mare e altri più acido. Abbiamo trovato dei coralli nella prima parte del gradiente che vivono bene anche con una temperatura alta quanto 32-33 gradi centigradi. Però le specie che possono sopravvivere a queste temperature, specie di coralli, non sono molte, altrimenti quando si va su con la temperatura rimangono le spugne. E due braccia alzate. Salve. Avete trovato correlazioni fra la distanza dei laghi dal mare aperto e il numero delle specie endemiche? Qual è la biogeografia di queste isole? Lei mette proprio il dito nella piaga, e questo è lo scopo della nostra ricerca, cioè noi misuriamo la distanza e l'abbiamo misurata, infatti abbiamo trovato che c'è un certo grado di collegamento con l'acqua che funziona da proxy per la distanza, cioè se prendiamo le teorie di MacArthur e Wilson che dicono che il numero delle specie sta in equilibrio fra l'immigrazione e l'estinzione, che è in funzione delle dimensioni dell'isola e la distanza dalla terraferma, questo per quanto riguarda i sistemi insulari. Abbiamo dedotto che se un lago è molto ben collegato al mare aperto è più facile per le varie specie arrivare, no? Penetrare nel lago. Quindi sì, lo vediamo quello che lei dice, la correlazione di cui lei parla la vediamo e soprattutto sotto il profilo genetico abbiamo visto una divergenza più forte fra popolazioni fra i laghi che sono più isolati. Ultima domanda dal collega, perfetto. Hello. Have you ever seen some avete mai visto eventi distrofici di questi laghi? Non la vedo, mi scusi. Ecco. Avete osservato fenomeni di distrofia in questi laghi, cioè troppe meduse, eccetera? Se abbiamo riscontrato eventi, cosa? Cioè, per esempio,
che troppe meduse potrebbero far morire altri organismi acquatici, eccetera. Ah, ho capito. Beh, è una delle teorie del motivo per cui il numero delle meduse va di continuo su e giù, aumenta e diminuisce. E però il fatto è che non abbiamo avuto accesso in misura continua, in maniera continua a questi laghi. Adesso sì che abbiamo un'equipe che si reca sul posto ogni mese o ogni due mesi, ma potrebbe benissimo darsi che ci sia quello che dice lei, cioè che c'è qualche cosa che fa aumentare il numero delle meduse e poi che queste muoiano e che i loro residui alimentino altre specie. Mi dispiace, non c'è più tempo per altre domande e voglio chiedervi un bel applauso per Lisa Becking. Grazie mille.